Bentrovati cari amici ad una nuova puntata di TG Rap, il consueto spazio di Io TV dedicato all'informazione a tempo di musica. Collegati al nostro portale www.iotv.tv per tutte le news, i sondaggi o per rivedere tutti i nostri programmi on demand. Il tutto con una nuova grafica. Ma ricordate, Io TV è anche su Facebook e Twitter. Ma passiamo ora alla prima notizia. La Francia respinge tutti gli immigrati, mentre a Manduria è ancora critica la situazione, dopo le fughe dalla tendopoli e le contestazioni dei cittadini, mentre rientrano le dimissioni del sindaco Tommasino e del ministro Mantovano. La gente che viene dal mare è tanto disperata, e lo dimostra il fatto che la vita va rischiata. Per questo è nostro compito cercare di aiutare i popoli che fuggono da guerre e vite amare. I tunisini certo sono tanti e tutti insieme, ma i manduriani è come sono, sì, gente per bene. L'abbiamo visto pure nelle immagini alle Iene, che a parte qualche pazzo tutto il resto è andato bene. Finalmente, dopo anni di abbandono, la Villa Peripato ritrova il suo antico splendore, nuova illuminazione, tanti animali che ripopolano gli specchi d'acqua presenti nella villa, ma soprattutto un impianto di videosorveglianza contro vandali e buontemponi. Che non si vedevano da queste parti, la Villa Peripato che ritorna a popolarsi con animali veri per la gioia dei bambini, che in tele poi diventano dei veri beniamini. Speriamo che la gente questa volta sia civile e che rispetti la natura e ciò che intorno vive, e se vediamo che qualcuno a loro fa del male, niente paure, subito di corsa a denunciare. Promossa dal Ministero dei Beni Culturali, dal 9 al 17 aprile si terrà la Settimana della Cultura, giunta alla 13ª edizione, che come ogni anno apre gratuitamente le porte a musei, aree archeologiche, archivi e biblioteche per una grande festa su tutto il territorio nazionale. Il bambino più fortunato del mondo diventò il ragazzo più fortunato del mondo. E infine l'uomo più fortunato del mondo. Ma il colmo della fortuna doveva ancora arrivare. La persona più fortunata del mondo sei tu. Tornano le settimane della cultura. Entri gratis in tutti i musei e luoghi d'arte statali dal 9 al 17 aprile. L'Italia c'ha la maggior parte delle opere d'arte, per questo l'unico obiettivo è valorizzarle. La settimana 9-17 sì, d'aprile, è questa quella giusta dei tesori da scoprire. Il patrimonio culturale certo è molto vasto, e noi italiani no, non ne facciamo certo fasto. Invece sì, dovremmo per il bene sai di tutti, ed investire soldi e dopo cogliere anche i frutti. Uscirà il prossimo 15 aprile Rip What You Sow, il nuovo street album di Lion D, nato a Londra ma pesarese d'adozione, prodotto da Bizzarri Record, nota etichetta modenese. Oltre alla title track presenti i singoli Easy Sexy Girl, Hight e Never Smoke No, Watch Them. Hey yo, Lion D, Reap What You Sow, the new street album. All these tours from the 15th of April 2011, including It's Life. I'm here to hear the sexy girl, but know you come from my sister. Easy Sexy Girl. Talk to your heart, I'm here to hear the sexy girl. Wine the weird. Wine, we are there. Wine, we are there. To really like what you are, man. Be a man. Wine. I love the make me feel high, high, high. When I touch the sky, like reap what you sow. Life where you no leave, me no say full of chest. For every man think that he's worthy, me rely on that. Ada, then they buy. Every time they come with them bag a chat, me know ada, then they buy. I never smoke enough. All me smoke is weed, no matter what. I got it on my mind, I can never smoke enough. And Lion, reap what you sow. The new street album. Make sure you get the copy. Mancano poco meno di 500 giorni al via delle Olimpiadi londinesi del 2012,
per l'occasione, inaugurazione in pompa magna di un mega orologio per il Countdown. Quella che doveva essere una trovata pubblicitaria si è rivelata però un grosso flop. Il timer si è fermato dopo poche ore. Di timer, grande inaugurazione. Nella piazza di Londra ci facciamo un figurone. Questa è roba da lasciarci aperta la bocca. E che fa dopo due ore l'orologio si blocca. Quanto manca alle Olimpiadi? 500 giorni esatti. Piazza Trafalgar Square, dove accadono i fatti. A far questa figuraccia ci ha pensato l'Omega. Stavolta l'orologio gli è venuto una ciofega. In America è un vero e proprio trend, ma anche l'Italia ha i suoi appassionati. Le modifiche possono essere estetiche o di potenza. L'importante è caratterizzare, customizzare, timpare, insomma, un vero e proprio lavoro per meccanici e carrozzieri. Il mondo dell'hip hop ha sempre avuto una certa affinità con le pimp car. In molti video possiamo apprezzare rapper più o meno famosi che sfoggiano le loro macchine. Le larghe strade e i paesaggi magnifici hanno fatto sì che molti video girati nella West Coast americana mettessero in mostra un gran numero di auto elaborate. Artisti del calibro di Tupac, Dr. Dre e Snoop Doggy Dogg hanno sempre sfoggiato le loro pimp car. Tutto questo qui da noi è più comunemente conosciuto come tuning, che si può dividere nella parte relativa al motore, nella parte relativa all'audio e nella parte relativa alla carrozzeria. Nei video di molte canzoni americane, il tuning relativo alla carrozzeria viene espresso ai massimi livelli. Anche in numerosi video di faide interne tra i rappers americani, le pimp car venivano messe in mostra come se fossero armi. Proprio per questo la pimp car si può definire un elemento cardine della West Side. Ed ora una notizia di sport. Dopo la vittoria su Priolo, il primo obiettivo è stato raggiunto. Il Crash è in semifinale. Da mercoledì si torna a lottare per lo scudetto. È giunta l'ora, la semifinale allora. Forza Crash, una città che molto implora. E l'obiettivo è alla portata, noi ne siamo certi. Priolo se ne accorta, giocatrici pure inermi. Sì, un passo alla finale. Di certo la città può già con forza incoraggiare. Immaginare che cosa fare. Forza Crash, Forza Crash, uniti per lottare. Bene cari amici, grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima settimana con una nuova puntata di TG Rap, lo spazio di IoTV dedicato all'informazione a tempo di musica.